quando c'è cioè, la parola supereroe non so perché mi viene sempre da pensare ad Alan Ford è il gruppo GMT. Io sono una persona che come tanti dedica qualche ora del proprio tempo al volontariato, l'ho sempre fatto nel 93 insieme ad altri, abbiamo fondato Piazza Grande, ma con l'idea di provare a far uscire queste persone dalla strada. Io facevo come tutti gli altri il volontario, quindi dedicavo qualche ora la sera per andare in giro con il servizio mobile. La strada come esperienza è stata presentata a Bologna a dicembre del 2000. Abbiamo anche un pomeriggio al mese per ascoltare le persone senza dimora, verificare se ci sono necessità giuridiche e tutelarli, ma non solamente con le consulenze, tutelare proprio i diritti delle persone anche in giudizio. Se ci sono dei diritti devono essere di tutti, se c'è una giustizia deve essere una giustizia usufruibile da tutti. E abbiamo iniziato così, eravamo in due, poi man mano sono arrivati altri avvocati e abbiamo deciso di fare un passo verso di loro e di andare a ricevere direttamente nei dormitori. Ci visto che a Bologna è andata così bene, siamo arrivati ad avere 60 avvocati volontari a Bologna, abbiamo pensato di provare a replicare questa esperienza in altre città italiane dove ci sono persone senza dimora, perché in strada c'è anche fame di diritti, ci sono sportelli di avvocati di strada aperti in 38 città italiane, le più grandi città italiane, da Trieste, Milano, Torino fino a Palermo, a Catania. Stiamo continuando a aprire sportelli di avvocati di strada in altre città perché purtroppo c'è questa necessità. Il nostro scopo sarebbe quello di chiudere l'associazione, ovviamente, se non ci fosse una necessità ne saremmo ben felici. Ci sono imprenditori falliti che non hanno più nessuna possibilità, hanno perso tutto, lavoratori licenziati, magari a 50 anni, e abbiamo sempre di più persone che semplicemente sono diventate povere.